Buonasera, ben trovati a questa edizione di Focus TG. Oggi il giorno tanto atteso dell'inaugurazione della Pedemontana. Naturalmente, come sapete, si tratta solo di un tratto, il tratto iniziale, ma il forte investimento simbolico politico che ci hanno fatto sia Zaia che il vice premier Salvini oggi presente indica che naturalmente va molto al di là di quei 7 chilometri di strada. Il vice premier Salvini e il governatore del Veneto Zaia salgono sul pullman. La gita è breve perché il tratto inaugurato della Pedemontana è lungo in tutto 7 chilometri, dalla Val d'Astico verso Breganze, saltando due ville. Comunque piuttosto complessa come opere, con ponti, gallerie, passaggi in trincea. Solo questa parte è costata 120 milioni di euro. Il taglio del nastro è quindi l'occasione per sottolineare alcuni interessi molto forti della trazione leghista del governo su temi cari al territorio, agli imprenditori e in generale al nord. Salvini se ne sta andando, l'inaugurazione è stata conclusa, una lunga inaugurazione, perché il significato politico di questi pochi chilometri invece è fortissimo, diciamo inversamente proporzionale al tratto aperto, e quindi la Pedemontana veneta si è tolta, possiamo dire, gli occhiali da sole, è diventata pratica, è un nastro d'asfalto, ma soprattutto è anche una sfida sulle grandi opere. Per questo, dal palco, poco prima il vice premier non le aveva mandate a dire, ma era stato piuttosto chiaro. Oggi questa opera ci dice che l'Italia non merita una crescita dello zero virgola. Se abbiamo coraggio, noi torniamo a essere la prima potenza economica d'Europa. Non abbiamo niente. Bisogna avere coraggio. E come se non bastasse, il vice premier, in una tenso struttura gremita all'inverosimile di amministratori locali, ha rincarato la dose, con i ministri 5 Stelle assenti ma ben presenti nei suoi pensieri. Oggi qua è presente l'Italia del sì. I ministri sono pagati per risolvere problemi, non per creare problemi. Penso che dipingerci come dei devastatori, dipingerci come quelli che nottetempo nascondono rifiuti, dipingerci come coloro che non hanno dialogo con il territorio e non se ne preoccupano dell'ambiente è grave. Nel corso della giornata il continuo rimpallo di complimenti con il governatore Zaia ha voluto dare all'esterno un messaggio di unione, oltre che togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Ma per ben 45 minuti dentro al casello Zaia e Salvini hanno parlato fitto fitto, una sorta di vertice in un momento molto delicato per il futuro del governo e del paese, e soprattutto fuori da orecchie indiscrete. Ma cosa si è detto tre quarti d'ora con Salvini? Beh, abbiamo parlato del tempo. Questo naturalmente, diciamo, erano parecchio interessati al tempo, evidentemente gli argomenti sono stati importanti. Parliamo delle proteste che ci sono state prima dell'inaugurazione di questo tratto di Pedemontana, con anche il tentativo di arrivare attraverso i campi fino al cantiere respinto dalle forze dell'ordine. Ai primi scoppi qualcuno ha pensato che gli organizzatori della cerimonia di apertura della Pedemontana veneta avessero fatto le cose in grande, con tanto di fuochi d'artificio. I botti invece erano un gentile omaggio degli ambientalisti che in tuta bianca hanno manifestato a poca distanza dal casello sulla Val d'Astico Sud. Una cinquantina di persone, quasi tutte in tuta bianca e a volto coperto, hanno srotolato uno striscione e si sono posizionati nel bel mezzo di un campo di grano a ridosso dello svincolo. Con le squadre antisommossa che presidiavano l'area ci sono stati scambi di petardi e fumogeni. Alcuni razzi sparati dai manifestanti sono scoppiati in cielo, ma qualcuno è partito quasi ad altezza uomo alzando il livello della tensione. Alla fine, dopo mezz'ora di presidio e botti, i fumogeni della polizia hanno costretto gli ambientalisti alla ritirata. Nel frattempo il contenuto dello striscione, che accusa la Lega di aver inquinato il Veneto negli ultimi 25 anni, ha fatto infuriare più di qualche leghista presente alla cerimonia.
Ma sono 25 anni di proteste, io invece dico 25 anni di inaugurazioni, di strade, di viabilità, di grandi opere, che è quello che vuole il Veneto, che vuole la nostra industria, quello che vuole, diciamo, il nostro elettorato. Non è certo con le proteste che si portano avanti le cose, i problemi ci sono, vanno risolti, ma soprattutto affrontati. Questa inaugurazione è importantissima per la nostra industria, per il nostro, per il grande Nord-Est. E naturalmente è stato un palcoscenico quello di Breganze che Salvini ha utilizzato a livello nazionale sia per lanciare messaggi in tema di governo sia per lanciare una proposta provocatoria invece alla Commissione europea. La tattica di comunicazione di Salvini segue sempre schemi ben precisi. Di solito, se vuole far passare un messaggio, attende la domanda dei giornalisti e apparentemente butta lì una risposta. La casualità però non esiste e quando tocca il tema di un nuovo parametro da far accettare l'Europa, si capisce che si aprirà presto un nuovo fronte di discussione. No, non dico numeri, non faccio numeri, sennò poi se sparo i numeri è il principio. Noi rimetteremo al centro il criterio non il 3% ma il tasso di disoccupazione. Ecco, noi chiederemo che venga utilizzato come parametro per spendere o non spendere il tasso di disoccupazione. Dal 10 lo voglio portare al 5%. Quindi la richiesta è contemplare i progressi che il governo spera di fare in tema di occupazione a fronte delle richieste che la Commissione europea sta facendo per non avviare la procedura di infrazione. Una richiesta irrituale, ma che volutamente viene gettata sul piatto a Bruxelles. Poi c'è il fronte interno. Qui Salvini manda un nuovo messaggio, neppure tra le righe, agli alleati e ai 5 Stelle. Non è una questione di singoli, ci sono, metti insieme, autonomia, flat tax, riforma della giustizia, riforma della scuola, grandi opere, non dico solo TAV, rapporti con l'Europa, decreto sicurezza mio che è lì fermo da un tot è pronto, quindi o si sblocca tutto oppure. Ragazzi, io non sto qua a perdere tempo, a far perdere tempo, ma io sono ottimista per natura e conto che tutti abbiano capito il messaggio, quindi l'oppure per il momento non me lo pongo come dilemma. Allora, nessun oppure, ma nel frattempo ovviamente c'è stata anche molta pressione su Salvini per chiedere quali passi per l'autonomia. Ecco le risposte. Entro l'estate. Dai, entro qualche l'estate. Data sull'autonomia, no, in agenda. Non dare dei numeri a caso, entro l'estate, l'estate comincia e finisce. Non si sbilancia il vicepremier Salvini che non dà una data precisa per l'autonomia nonostante il pressing dei giornalisti, ma si limita a dire che tutto è pronto e che entro l'estate si farà. Dal Presidente del Consiglio ha avuto rassicurazioni sull'iter per approvare l'autonomia. Quindi Consiglio dei Ministri, Commissione, Consiglio dei Ministri, Regioni, Parlamento, quindi il lavoro è stato fatto, siamo pronti anche su questo, sulla flat tax siamo pronti, entro l'estate. Dunque ormai i tempi sembrano maturi nonostante le difficoltà all'interno dell'esecutivo giallo-verde su questo tema e il ministro Stefani, sottolineando che si tratta di un percorso articolato, ricorda lo stop dei 5 Stelle nel confronto di governo. Abbiamo un dibattito, un confronto con il Movimento 5 Stelle che si è fermato ancora qualche mese fa. Io continuo ogni volta a chiedere di che venga riaperto perché io non amo che vengano fatte magari discussioni giornalistiche al di fuori di quelli che sono gli ambiti nei quali invece si deve costruire un progetto, quello non ci sta bene. L'autonomia è un percorso eccezionale, aggiunge ancora il ministro Stefani. Un grandissimo percorso, un percorso eccezionale, un percorso che può portare veramente a un cambio di regime in questo paese, in un'ottica diversa dei rapporti fra le regioni e lo Stato centrale, in un'ottica di valorizzazione del territorio e di responsabilizzazione dello stesso. Quindi vedremo le tempistiche, noi ci fermiamo per una pausa, poi torniamo con la pagina importante sulle grandi navi e su quello che è successo domenica.